emerge nella vita di madre scolastica, lo vedremo poi successivamente anche più dettagliatamente. Ecco, in fondo lei ci dice chiaramente che la sequela di Gesù non è la negazione della vita, ma è un sì generoso e gioioso a un'esistenza piena realizzata. Quindi la sequela di Gesù, seguire Gesù, non è, ecco, privarci di qualche cosa, ma è camminare verso una pienezza di vita, perché con Gesù nel cuore, e vedremo poi quell'aspetto nuziale in madre scolastica, cioè quel tu solo, si possono superare tutte le difficoltà. Ecco, quindi un richiamo molto forte a chiederci chi è per me Gesù, cioè proprio di fronte alle difficoltà, perché se c'è lui nel cuore si superano tutte le difficoltà e le afflizioni senza perdersi di coraggio, come ha fatto lei. Ecco, un fatto che dai teologi è sottolineato molto fortemente è proprio questo non perdersi di coraggio nelle prove della vita, perché lì è il momento in cui si prova che si segue Gesù con gioia. Anzi, gli ostacoli possono diventare dei gradini per salire la vetta della santità. Il cammino ripido nella vetta della santità, ecco che gli ostacoli, se si sente Gesù nel cuore, diventano la vetta, devono degli scalini per salire questa vetta. Quindi rendono, quasi che gli ostacoli, rendono il cammino più facile. E qui bisogna proprio avere l'occhio fisso, come dice Paolo, a Gesù. Infatti c'è madre scolastica, in un testo che scrive proprio dall'esilio, una lettera dalla Francia, no? Quando parla delle prove che il Signore ci sta dando nel periodo della morte, no? Dice, ma che vuoi, scrive madre Lucia, no? Dice, queste sono le coccole che ci fa Gesù. Le coccole. Cioè, lei parla in francese, le gâteau, non ricordo adesso il termine che usa, ma proprio il tema delle coccole, cioè quasi che ci coccola Gesù dandoci queste prove. E in un'altra lettera, sempre di quel periodo, dice che, ecco, quando si sta arrivando verso l'approvazione, dice quasi quasi ci dispiace che finisca questo periodo, perché Gesù ci era molto vicino. Ecco, quindi per sentire, ecco, l'abbraccio di Gesù anche nella croce. Ecco, questi sono dei punti di un itinerario di spiritualità molto forte in madre scolastica, no? Che è proprio quell'itinerario di mistica nuziale, come la chiamano i teologi, che non è una smanceria o qualche cosa di gnef gnef, ma è proprio questa forza del cammino.